terrà il nome tutto un programma che dura 3 giorni, il Forum della Transizione Energetica promosso da Regione Abruzzo, Comune di Pescara e Fondazione Pescara Abruzzo con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica coordinato dalla Mirus, Rete 8 e il Centro Media Partner, è iniziato oggi all'Aurum di Pescara e andrà avanti fino a venerdì. Relatori esperti ed eccezioni, tra i quali il Ministro Cingolani oggi e Giovannini domani per parlare di ambiente e sviluppo in un binomio possibile in Abruzzo. L'assessore regionale all'energia Nicola Campitelli. Sì, già il nome indica un po' la nostra terra madre, la terra madre soprattutto in una prospettiva futura, quindi la terra che verrà è anche un po' un monito per noi e per le future generazioni. Oggi diamo il via al primo forum della transizione energetica nella nostra regione. La regione Abruzzo in questi 3 giorni sarà una vetrina per tutta l'Italia, ma anche a livello internazionale. Tratterremo argomenti molto molto urgenti come l'energia, la sostenibilità ambientale, i rifiuti, l'economia circolare, e lo faremo con i massimi esperti del settore, docenti universitari, ricercatori, imprenditori, ministri, sottosegretari, quindi in effetti l'Abruzzo come un laboratorio di idee. Grazie quindi a questi esperti, un parterre assolutamente trasversale, perché in effetti deve essere un evento, un'attività culturale di stimolo affinché tutti quanti noi possiamo essere parte attiva del futuro del nostro pianeta. Ecco, è possibile coniugare ambiente e sviluppo? Io credo che la Regione Abruzzo già sia un esempio dove in effetti convivono ambiente e industria. Siamo la regione verde d'Europa con 3 parchi nazionali e nello stesso tempo siamo una delle regioni più industrializzate d'Europa. E questo è un po' il giusto mix che dovremmo avere all'interno del nostro pensiero nel momento in cui affrontiamo il percorso della transizione ecologica e della transizione energetica. Tra i relatori di oggi, grazie a Francescato, WWF Italia. Tra l'altro lei è un po' abruzzese. Sono molto abruzzese perché sono cittadina onoraria di Abateggio sulla Maiella e conosco la montagna madre veramente palmo a palmo, la amo moltissimo e conosco anche tanti borghi d'Abruzzo e poi Pescara ovviamente. Quindi sono molto contenta che si parli di sostenibilità proprio qui. Non deve essere un mantra, perché la prima volta che ne ho sentito parlare era, pensate, mezzo secolo fa a Stoccolma alla prima conferenza su ambiente e sviluppo. Abbiamo accumulato un ritardo terrificante, quindi c'è il rischio che diventi finzione ecologica, però dobbiamo andare avanti. L'unica strada percorribile deve essere ambientale, ma anche sociale ed economica, quindi benissimo che anche gli industriali, che anche le aziende partecipino a questa avventura, che ovviamente non deve essere greenwashing. Alfonso Pecoraro Scagno, presidente Fondazione Univerdi e già ministro dell'Agricoltura, sottolinea l'importanza delle rinnovabili per rendere i paesi indipendenti dal punto di vista dell'energia. Si è fatto l'esempio del gas russo. Si può e si deve creare indipendenza energetica, lo possiamo fare. Se avessimo proseguito su quella strada, oggi l'Italia avrebbe ancora meno dipendenza dall'estero. Noi abbiamo il sole e il vento e abbiamo la tecnologia per trasformarlo in energia elettrica e anche per trasformarlo in idrogeno, quello che ci serve per la mobilità. Quindi lavoriamo in quella direzione. Poi sottolinea come sia particolarmente legato alla nostra regione. Io credo che l'Abruzzo è una delle regioni ecologiche del nostro paese, non fosse altro per i parchi. Sono stato tante volte da cittadino turista, da ministro, adesso da docente di turismo sostenibile a Milano, a Roma e a Napoli. Non posso che valorizzare sempre la grande bellezza naturale e il grande lavoro fatto per la conservazione in queste terre. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie.